Fiera del Libro di Torino, Paolo Nori ci legge un estratto dall'ultimo libro uscito per Einaudi, presente insieme ad altri tre autori. Devo pulire le scale del mio palazzo, che poi non è un palazzo, due piani, è una casa costruita agli inizi del Novecento. Adesso ci abitano sette famiglie, è una casa sulla strada. Chissà quanta gente ci abitava allora, chi lo sa. Lo faccio di domenica, di pulire le scale. Lo facciamo a turno, una famiglia a settimana. Io lo faccio da solo, una volta ogni due mesi. Quella volta lì mi aiutava la Gea. Lei scopava, io passavo lo straccio. A me piace molto passare lo straccio. Quella volta lì mi aiutava la Gea, non pensavo molto intanto che passavo lo straccio. Cantavo forse qualcosa, cantavo. Di solito, quando pulisco le scale, mi viene da pensare a una volta, 10 anni fa, quando avevo appena firmato il primo contratto con Einaudi. Ero appena andato a abitare con la mamma della battaglia. Ogni tanto lavavo i piatti. Una volta che lavavo i piatti, mi ricordo, avevo pensato, guardalo qua, uno che sta per pubblicare per Einaudi, guardalo qua a lavare i piatti. Che umiltà, avevo pensato. Poi mi ero fermato nel mio lavaggio dei piatti e avevo pensato, ma sei deficiente? Adesso non che pensi così, però tutte le volte che sono dietro a lavare le scale, e non quella volta lì che c'era anche la Gea che mi aiutava, non pensavo a niente, cioè pensavo a finire, alla cosa che dovevo far dopo, che era scrivere un discorso sull'Unità d'Italia. Era domenica e la domenica la gente non telefona, era il giorno che lavoravo di più alla settimana e quella domenica lì dovevo anche lavare le scale, mi aiutava la Gea, non pensavo tanto, ma quando pensavo di solito, io quello che pensavo, non che lo pensassi, ma avevo come sottotraccia dentro il cervello una specie di benessere che veniva da due cose, credo. La prima cosa è che mi piace un condominio, non è un condominio, è una casa. Mi piace un condominio dove i condomini ci pensano loro alla pulizia, la fanno loro. La seconda cosa che mi piaceva pensare è che io, che sono uno che pubblica per Einaudi, una volta ogni due mesi prendo la scopa e lo straccio e mi metto a pulire le scale di casa mia. Che umiltà, pensavo. Cioè non che lo pensassi, ce l'avevo un po' lì sottotraccia, appena dietro restava l'altro pensiero, ma sei deficiente? E c'era una specie di doppio compiacimento, prima di essere umile e poi di essere deficiente. Paolo Nori, grazie.